Allora, con che spirito, insomma, hai accostato questa partita? Come hai catechizzato, diciamo, i tuoi settimane alla vigilia? Gli ho ricordato che questa forse è la partita in questo momento più, non dico più difficile, ma abbastanza complicata, perché dà la possibilità di pensare che sia uno scontro da passeggiata. Invece secondo me non è così, anche se loro sono in difficoltà, è abbastanza evidente, vengono da una sconfitta clamorosa di 7-0 contro il Gladiator, quindi le solite cose, le solite insidie che ci possono essere in una partita di questo tipo. Sanno benissimo che per quanto ci riguarda abbiamo tutto da perdere, quindi non possiamo permetterci di avere un atteggiamento rilassato. Cercheremo di mettere la partita subito sui binari che ci possono portare a competere, cercare di vincere come abbiamo fatto sempre in tutte le gare. Senza però sottovalutare un avversario che ha in rosa tutti i giovani, i più anziani sono gli over, i cosiddetti over sono al massimo del 91, hanno 94, 95 e il resto sono tutti 92, 93. Però tutto questo fa pensare a una squadra comunque giovane che ha voglia di mettersi in mostra, incontra il Foggia e quindi come fanno tutte le altre potrebbero rischiare di fare la partita della vita, hanno voglia di farsi vedere, quindi da parte nostra, tenendo presente tutto ciò, abbiamo di fronte un impegno impegnativo a prescindere da chi incontriamo, quindi ci vuole la giusta preparazione, hanno lavorato bene e come sempre tocca a loro poi in campo la domenica a dimostrare che il lavoro svolto in settimana non venga vanificato. Tra l'altro siete anche in un buon, diciamo, momento dal punto di vista dei risultati, per cui c'è l'opportunità Sì, di dare di spessore. continuare a dare delle risposte positive, a mantenere questo standard di rendimento che secondo me abbiamo raggiunto in questo momento. Poi, come al solito nel calcio si viene smentiti e spero che non sia questa la partita che possa interrompere questo piccolo ciclo di continuità. Abbiamo fatto la scorsa settimana una buona prestazione contro il Bisceglie, secondo me abbiamo la possibilità da qui a un mese di poter continuare a cercare di far crescere quello che è stato il nostro rendimento generale e siccome l'obiettivo tra gli altri è anche quello di migliorare il girone d'andata, mai come in questo momento c'è questa possibilità, quindi tenendo presente tutte le condizioni ambientali, climatiche e del terreno di gioco che a quanto mi hanno detto non sia in perfette condizioni, ma la nostra prestazione deve andare oltre e i giocatori hanno la possibilità comunque di non lasciare questo piccolo tragitto positivo che abbiamo fatto. Al di là che è una squadra imbottita di anime, che squadra è il potente da un punto di vista tattico? Su quali caratteristiche di gioco fa più affidamento, diciamo, per quello che avete studiato? Non è semplice studiare, insomma, avversari che insomma cambiano spesso, hanno delle difficoltà che va oltre l'aspetto tattico, quindi è stato riferito in settimana, quattro giocatori sono stati poi inseriti anche nella Juniores, hanno giocato nella Juniores Hanno vinto, e hanno vinto 3-2 all'ultimo minuto, all'ultimo secondo. Quindi l'insidia maggiore in questo momento
senza voler essere un tantino presuntuoso, mi permetto di dire che siamo l'insidia principale, siamo noi. Perché lo dicono i fatti, lo dice la classifica, i giocatori in questa partita non possono assolutamente sbagliare, ma non perché ci deve essere la presunzione di vincerla prima, no, perché ci deve essere la convinzione di vincerla sul campo, perché noi siamo una squadra che ha detto in molte partite che quando decide di fare la gara la fa, vincendola anche, a volte raccogliendo forse meno di quello che avremmo meritato, però abbiamo anche dimostrato che quando non ci siamo con la testa possiamo perdere contro chiunque. Solitamente abbiamo fatto prestazioni non positive contro quelle che erano sotto la nostra posizione in classifica, mentre con tutte coloro che ci precedevano abbiamo sempre fatto una partita all'altezza. E quindi questa è una delle mie preoccupazioni. Però l'esperienza insegna e credo che a Potenza non faremo gli errori fatti in precedenza. E poi va tutto al tranne, no? Perché quella è la anche, partita. Infatti il mio riferimento non è casuale, Trani è una di quelle gare che avremmo voluto cancellare. Ecco, andando un po', diciamo, sulle... Non per la prestazione, cioè per la poca convinzione e l'atteggiamento di non credere fino in fondo che la partita poteva essere, cioè, sbagliare anche il nostro, sarebbe... Poi, esatto, sarebbe clamoroso. Ecco, volevo chiedere qualcosa sulle possibilità, diciamo, sulle opzioni che hai. Tra quelle, diciamo, dall'inizio che è in corso, stai valutando la possibilità anche di vedere all'opera un ragazzo come Gentile, in una partita che si presume, insomma, con una storia molto giovane, possa avere anche magari campo permettente, magari anche dei ritmi, non lo so, un po' più elevati. Il campo... Potrebbe essere, sì. Sì, anche perché c'è Picascia che non sta attraversando un buon momento, viene da 2 settimane con la rappresentativa che noi ringraziamo per aver convocato, però ha perso molto di quella che era la sua condizione di brillantezza che eravamo riusciti a dargli e che si portava. Chiaramente non è colpa di nessuno, però quando si va in rappresentativa è evidente che ci sono altre priorità. Ma come tutte le gare ci sono sempre dei dubbi, anche questa volta qui ce ne sono. Villani potrebbe essere tra i giocatori che parte dall'inizio, come vale anche per altri giocatori. Ecco, lo stesso Gentile che ho visto in settimana, però mi riallaccio al campo e quindi bisogna tenere in considerazione anche quei giocatori che magari su un campo così pesante ti possono dare qualcosa in più, perché il fraseggio, insomma, la palla diventa difficile farla circolare quando non hai un campo a disposizione che te lo permette. E quindi vediamo un po', prima vediamo, poi facciamo le giuste valutazioni. E invece sul regista basso e sulla coppia d'attacco cosa vuol dire? Ha dei dubbi oppure... Sì. Per Pamiano che è ex... Non lo so se in questo momento dietro... Il campo, sì, potrebbe essere, ci abbiamo pensato anche questo. Però bisogna, non si può fare, non ci possiamo permettere un turnover a 360 gradi. Abbiamo già delle, non stiamo dando continuità alla stessa squadra già da un po', che da una parte è un fatto positivo, però gli inserimenti secondo me bisogna farli gradualmente, considerando anche gli avversari e il campo. In questo momento ci sono dei giocatori che hanno la possibilità, mi danno delle certezze, su altri gli stiamo dando la possibilità di potersi preparare al meglio ed essere più continui, non solo la domenica ma anche in settimana. L'ingresso di Palazzo e Quinto la settimana scorsa sono stati ben fatti, è giusto che abbiano la possibilità
di riprendersi il posto da titolare, quindi poi sugli altri ci sono alcune cose che dobbiamo ancora valutare, ma la formazione in linea di massima sarà quella. Volevo un po' uscire dicendo, diciamo, del campo, nel senso che qualcosa, insomma, si comincia a muovere, diciamo, a livello anche societario, al di là delle questioni dirigenziali, comunque finanziarie, sicuramente per il presente e per il futuro. Dal punto di vista invece dei programmi tecnici, ecco, questo fatto ha già iniziato a comportare un po' un infittimento, diciamo, del dialogo con l'area tecnica, che ho avuto fortuna di approfondire il discorso, solo per immediato, anche per il futuro. Oppure effettivamente c'è uno Io stand-by. non ho parlato con nessuno dei dirigenti in merito. Con Di Bari parlo quotidianamente, ma parliamo 360 gradi. Non ci siamo soffermati su quelli che potrebbero essere i programmi dell'anno prossimo. Credo che prima si debbano sistemare alcune situazioni societarie, prima credo che ci sia la priorità su altri versanti. Poi, questo che non è sicuramente un aspetto secondario, però credo che ci sia la necessità prima di sistemare altre cose. Lo ripeto perché fare programmi tecnici in questo momento, al di là di quelle che possono essere le intenzioni della società, siamo tutti sotto osservazione, giustamente, però penso che ci voglia prima quella serenità e quella giusta armonia che in questo momento non c'è, perché ci sono delle cose da definire e quindi si sta lavorando in quella direzione. Sistemato quello, a mio parere, poi la società dovrà fare i passi successivi. Paio di domande. A proposito del futuro, visto che la settimana è stata un po' caratterizzata da questi discorsi su quello che ci sarà avverrà domani, però ecco, sul presente quasi nessuno ci sta ormai più già più pensando, nel senso che ormai il campionato sta andando come sappiamo tutti, però ecco. Effettivamente questa squadra ha, non so, 7, 8, 10 giornate dalla fine. Che tipo di finale può regalare ai tifosi? Se addirittura il Taranto, leggevo ieri, pensa velatamente all'ipotesi che, continuando in un certo modo, potrebbe agguantare i playoff, persino il Taranto. Ecco, il Foggia invece credo che abbia già smesso di pensarci, pur avendo, diciamo, 2 punti in più del Taranto, quindi anche se è a una distanza abissale dal quinto posto. Ecco, però se ci cominciamo già per conto nostro, a demoralizzare, o comunque a non considerare quello l'obiettivo possibile, è chiaro che alla fine non si potrà mai raggiungere un risultato di quel tipo, o mi sbaglio, o ci state pensando sotto sotto. No, le ultime prestazioni dicono il contrario. Non abbiamo assolutamente mollato. Non parlo di playoff perché hai ragione quando dici che non si parla di playoff. Sì, ho detto che non parlerò più di playoff, perché ogni qualvolta l'abbiamo fatto, tutto è stato poi così. Sembrava che ci fosse una congiura, invece noi dobbiamo pensare, come sanno anche i ragazzi, lo sanno bene, ogni partita è l'ultima, poi alla fine tiriamo le somme. In questo momento il nostro campionato ha un solo obiettivo, che è potenza. Poi dalla prossima pensiamo al Sant'Antonio Abate e poi andiamo avanti. Non abbiamo mollato assolutamente su quello. Posso garantire, sull'obiettivo non ne voglio parlare perché ogni qualvolta che abbiamo fatto ci siamo smarriti, forse non abbiamo la forza di sostenere certe responsabilità e quindi viviamo, da questo punto di vista dobbiamo essere spensierati, però fino alla fine i giocatori sanno benissimo che non è un passatempo da qui all'ultima giornata che ci aspetta, assolutamente no, e mi sembra, gli devo fare i complimenti, che l'atteggiamento sia quello giusto già da un mese a questa parte. Penso che l'abbiamo già fatto con il giocatore un po' di tanto, però insomma,
le motivazioni, abbiamo già in precedente dovuto ricordare, lo stadio, insomma, ecco, che quel tipo di motivazioni, visto che l'approccio da un mese a questa parte è cambiato, che motivazioni ti aspetti a questo punto che la squadra possa... Ma noi da questa partita abbiamo solo da perdere, perché la classifica dice questo. Il Potenza viene da un risultato di 7-0 contro il Gladiator e ho detto che non ci poteva capitare una partita peggiore, perché potrebbe far pensare di andare a Potenza e fare una passeggiata. Sono convinto che non sarà così, uno perché i giocatori del Potenza vogliono riscattare la brutta prestazione, due perché incontrano il Foggia e tre immagino che abbiano ancora qualche speranza dentro di loro. Se noi gli diamo la possibilità di credere in tutto ciò, è chiaro che gli diamo dei vantaggi. Quindi il nostro obiettivo sarà quello di spegnere sul nascere le speranze di una squadra come Potenza. E tutto ciò dipende da ognuno di loro, che hanno delle grosse motivazioni, devono avere delle grosse motivazioni, proprio riallacciandomi al discorso di prima, in vista del proprio futuro. Immagino che alcuni intendano rimanere in questa squadra, altri avranno la possibilità, secondo me, di andare a migliorarsi, ma per alcuni potrebbe anche verificarsi la situazione opposta, e quindi sta a loro dimostrare che hanno tutte le possibilità di continuare a mantenere non solo la categoria, ma di far parte di un progetto importante che questa società ha intenzione di portare avanti. Quindi credo che le motivazioni siano sufficienti per fare una prestazione dignitosa. Dopo il derby con il Taranto, lei aveva detto che avrebbe fatto comodo, se ci fosse stata la possibilità, un altro attaccante in grado di aumentare il peso della prima linea. Poi non se ne è più parlato, perché non c'è stata l'occasione favorevole per intervenire o perché ritenete che non ci sia più questa esigenza? Non è cambiato nulla, gli uomini sono gli stessi rispetto a Taranto, quindi... c'è sempre la volontà, però l'intenzione, come ha detto più volte anche Di Bari, era quella di prendere un giocatore di peso che ci potesse garantire più o meno le stesse, ci potesse dare lo stesso peso che ci dà un giocatore con quelle caratteristiche come può averle Giglio. Ecco perché poi di seconde punte o trequartista comunque siamo abbastanza completi. Un giocatore che come Giglio ci potesse garantire un certo peso. Quindi non avendo trovato il discorso dei cani. Va bene? Grazie. A voi, arrivederci.